Salute avanzi di VR, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi vi mostro tre accessori per Quest 3, 2, ma uno può essere utilizzato per qualsiasi visore, soprattutto per qualsiasi controller che funzioni con batterie. Innanzitutto, per quanto riguarda Quest 3, abbiamo due modelli di grip per controller, nello specifico il modello Pro e il modello Pro 2. C'è una sostanziale differenza e adesso vi farò vedere qual è. Allora, intanto andiamo ad aprire il modello Pro, che è questo qui. Arriva sempre nella sua bella scatoletta delle uova. Ogni volta non so se mi arriva la spesa dal supermercato o i prodotti della Kiwi. Sempre nel loro sacchettino protettivo. E sono grip per i controller del Quest 3. Adesso vi faccio vedere anche il montaggio. Con una cinghietta in similpelle e questi gancetti a bottone, che mi danno sempre l'impressione che se si tira un po' troppo si potrebbero anche staccare. Però non mi è mai successo, quindi si tratta solo di una mia impressione. Si regolano aprendo lo strap, quindi regolazione veramente rapidissima. Forse se avete le mani un po' troppo grosse dovete allargare un po' troppo, però alla fine calzano abbastanza bene. Vi faccio vedere un po' il montaggio sui controller e poi qualche piccolo dettaglio, piccoli dettagli ma molto importanti per quanto riguarda questi grip, dettagli che non ho notato in grip di altri produttori. Quindi attenzione, perché queste piccole differenze sono molto importanti da considerare in fase d'acquisto. Allora, intanto i controller dove sono? Eccoli lì, andiamo a vedere come si montano. Allora, io innanzitutto sui miei fantastici controller ho i grip con supporto magnetico di ProTube. Ragazzi, sono veramente spettacolari, perché questa è la coppetta che va messa sul gunstock, mentre questi di qui sono i Pro Strap, che vengono venduti a parte. Però in questo caso, nel modello MK2 per Quest 3, sono incorporati nella coppetta. Questa cosa è fantastica. E li fanno sembrare un po', non so se l'avete mai utilizzato, i controller di Valve Index. Veramente comodissimi e assolutamente confortevoli. Però non siamo qui a parlare dei grip di ProTube, quindi li buttiamo via. Sto tornando, baby. Andiamo a vedere come si montano. Raga, questo è il grip, questo è il controller. Si ficca il controller dentro il grip, che calza come un guanto. E voilà, il gioco è fatto. Assicuratevi che non ci sia resistenza, quindi che la gommina non vada a toccare il grilletto, che è il tasto di presa. E adesso attenzione ai dettagli. Sappiamo benissimo che la faccia superiore del controller di Quest 3 è costellata di sensori, il bordo soprattutto. Fate attenzione perché alcuni grip di alcuni produttori vanno a coprire parzialmente i LED che stanno qui, quindi nel momento in cui li mettete perde il tracciamento, o comunque perde un po' l'efficienza del tracciamento. Il bordino di questi grip invece è molto sottile e non prende molta superficie, e quindi lascia libero il visore di continuare a tracciare il controller. Altro dettaglio molto importante: vedete questo forellino qui? A differenza dei controller di Quest 2, i controller di Quest 3 hanno un LED per il tracciamento. Qui, questo buchino qui sotto, c'è un LED infrarosso che serve per il tracciamento. Nel momento in cui si impugna il controller non viene coperto. E quindi quando comprate grip per controller per Quest 3, ricordatevi di assicurarvi che ci sia questo forellino e che comunque questo LED non sia coperto. Altrimenti questo influisce pesantemente e negativamente sul tracciamento dei controller. Altro dettaglio molto importante per quanto riguarda il modello Pro dei controller per Quest 3 di Kiwi Design è questo spazietto aperto qui, che serve fondamentalmente per due motivi: o per fare uscire il laccetto, quindi per esempio quello da attaccare al polso, oppure quando andate a sostituire lo sportellino con la batteria interna ricaricabile, questo di qui serve per consentire di collegare la porta del caricabatterie direttamente al controller. Quindi non c'è bisogno di aprirlo, non c'è bisogno di andare a togliere le batterie per ricaricarle. Quindi ecco
perché non è molto grave che non ci sia lo sportellino per la batteria, perché se utilizzate il kit per la sostituzione della batteria e quindi mettete la batteria ricaricabile con lo sportellino con l'apertura sotto, vi consentono di collegare il caricabatterie e ricaricare i controller senza doverli aprire. Passiamo invece al modello Pro 2 e come vedete comunque sono in ogni caso facilissimi da togliere e rimettere. È un guanto, ragazzi, quindi si mette, si controlla che grilletto e tasto di presa non vengano ostruiti e poi anche per toglierlo è molto facile. E passiamo al modello Pro 2, stesso scatolino delle uova, stesso involucro all'interno e già qui si vede una prima differenza, che è il bordo superiore, che è in una gomma un po' più trasparente e sottile rispetto al resto del grip. Ora, attenzione, anche qui la stessa cinghietta, uguale a quella del modello precedente, con gli stessi agganci a bottone, lo stesso forellino per il tracciamento, la stessa apertura sotto e, questa è una cosa molto importante, voilà, sportellino, un attimo che apriamo lo strap e ve lo faccio vedere direttamente, sportellino per mettere e togliere le batterie senza dover rimuovere il guscio. Come bisogna fare per il montaggio? Si va a togliere lo sportellino originale e si sostituisce con lo sportellino che arriva insieme ai grip, quindi all'interno della confezione ci sono anche questi due sportellini con queste fascette che non sono inutili e adesso vi farò vedere a cosa servono. E poi si va a sistemare la nostra batteria. In che modo? Questa fascetta lasciatela che copre lo sportellino e andate a mettere la batteria. Nel momento in cui dovete togliere la batteria per sostituirla o per ricaricarla, come diavolo fate a togliere la batteria? Semplicemente tirate questa fascetta e viene via la batteria. Quindi ricordatevi, ogni volta che mettete la batteria, di lasciare la fascetta fuori. Un altro consiglio che vi do, la fascetta ripiegatela all'interno e mettetela in questo modo, quindi in modo tale che ogni volta la potete andare a tirare fuori. Controller come un guanto che va dentro il grip, tasto di presa non è ostruito e non fa attrito sulla gomma e adesso lo sportellino si chiude perfettamente. Ragazzi, se non mettete lo sportellino, quello sostitutivo sotto, questo di qui non si chiude perché la chiusura ce l'ha sulla parte di plastica nera. Poi si vanno a stringere le cinghiette, si prova sulla mano e si regola. Molto comodo. Perfetto, direi. La guaina che copre la faccia superiore è un po' più spessa, nel senso prende un po' più di superficie, ma non è un problema perché non si vede perché è tutto nero, ma questa parte superiore è trasparente e quindi i LED, pur essendo a luce infrarossa, noi la luce infrarossa non la vediamo, il visore la vede, essendo trasparente il visore riesce a vedere la luce emessa dai LED e quindi non ci sono problemi per il tracciamento. Sia il modello Pro che il modello Pro 2 realizzati in gomma antiscivolo sono tutti zigrinati in modo tale da prevenire anche la sudorazione e voilà! Terzo accessorio di oggi e concludiamo. Questo è un accessorio che sicuramente farà gola a molti di voi, perché sulla pagina Facebook, per esempio, MetaQuest 3 Italia, è un argomento che viene spesso discusso e sono le batterie ricaricabili da utilizzare con i controller. Allora ragazzi, innanzitutto le batterie dei controller devono essere 1.5 volt, 1.5. Non utilizzate le batterie da 1.2 perché ne potrebbe risentire il funzionamento del controller, soprattutto il tracciamento. E inoltre sono le stilo AA, quindi vediamo se si legge, non mette a fuoco ma va bene, fidatevi, 1.5 AA. Le stilo, anche quelle ricaricabili, devono essere 1.5. Non è che perché sono ricaricabili e allora vabbè le utilizzo 1.2, anzi peggio, perché quelle ricaricabili tendenzialmente sono
meno efficienti rispetto a quelle non ricaricabili. Quindi è fondamentale che le batterie ricaricabili siano 1.5. Ma oggi cosa vi sto mostrando in questo video? Un fantastico carica batterie. Si vede? X-Star modello MX4, che è una robetta molto molto particolare. Ringrazio fra l'altro i produttori per averlo fornito. Qual è la particolarità di questo caricabatterie? Innanzitutto può ospitare fino a 4 batterie e ricaricarle contemporaneamente anche di tipi diversi. Quindi per esempio qui possiamo andare a mettere 2 AA e invece dall'altro lato 2 AAA, quindi 2 stilo e 2 mini stilo, oppure una stilo è una mini stilo, uguale, non cambia nulla, e possono essere ricaricate contemporaneamente. Inoltre questo caricabatterie ha due modalità di carica, le vedete qui, non si legge, comunque una è per le batterie a ioni di nickel e a ioni di litio, mentre la seconda modalità di ricarica è per batterie con miscela LiFePO4. Sul nostro mercato sono difficilmente reperibili, quindi difficilmente andrete a utilizzare la seconda modalità di ricarica. Quindi modalità di ricarica sempre nickel o litio. Ora, la cosa eccezionale di questo caricabatterie è che ha una compatibilità esagerata con un sacco di modelli di batterie, da 1.2, da 1.5 e da 3.2, che sarebbero, fra l'altro, le 3.2 sono le uniche che vanno utilizzate con la seconda modalità di ricarica. 1.2 e 1.5 vanno utilizzate sempre con la modalità nickel o litio. Carica batterie con presa USB-C, viene fornito anche con un suo alimentatore, quindi utilizzate il suo alimentatore, ma in ogni caso è un alimentatore a 5V 2A, quindi è a 10W. E fra l'altro sto vedendo anche che la compatibilità con le batterie, oltre alle 3.2, comprende anche le 3.6 e le 3.7. X-Star, oltre ad avermi mandato questo caricabatterie, mi ha mandato anche le batterie, sempre della X-Star. Queste sono 1.5 a 2500 mAh e 4150 mW. Le ho sostituite il 29 marzo, oggi è il 12 o 13 aprile, non lo so di preciso. Vi dico soltanto che la carica dei controller non mi segna neanche ancora 80%, quindi non capisco da dove le abbiano prese queste batterie, però stanno durando un'eternità. E il visore io lo utilizzo in maniera intensa, ogni giorno almeno 2 ore al giorno, alcune volte anche più di 2 ore in più sessioni. E ragazzi, stanno durando. Come funziona l'X-Star MX4? Semplicissimo. Collegatelo alla presa di corrente con il suo alimentatore. Qui farà un check, ci sono dei LED che si illuminano e inizieranno a lampeggiare. Quando i LED rimangono fissi, si possono andare a inserire le batterie. Come vedete, queste sono delle piastrine a molla. Come vi dicevo prima, c'è la possibilità di inserire batterie di diversa lunghezza e ovviamente quindi di diversi modelli. Una volta che le batterie saranno inserite, questi LED rimarranno accesi e qui sotto, sopra la batteria, ci sono altri LED che indicheranno in pratica quello che sta facendo il caricabatterie. Ci sarà un LED che comincerà a lampeggiare perché va a fare il check della batteria, quindi lui va a controllare che tipologia di batteria è stata inserita e quindi in base alla batteria lui andrà a regolare l'energia fornita alle batterie per la ricarica. Durante la ricarica ci saranno questi due LED qui sopra che lampeggiano, quando rimangono fissi verdi la batteria è stata completamente caricata. Ho voluto attendere per fare questo video perché mi sarebbe piaciuto scaricare completamente le batterie dei controller, vedere innanzitutto quanto durava una carica completa e poi farvi sapere da batteria scarica quanto ci impiegava per caricare le batterie. E quindi questa è un'informazione che ancora mi manca: la carica completa quanto dura con un utilizzo intenso come quello che faccio io, e
il tempo di ricarica. Però ragazzi, dopo quasi 3 settimane di utilizzo intenso, le batterie di scaricarsi ancora non ne vogliono sapere, quindi è un'informazione che vi farò sapere successivamente. Bene, quindi X-Star MX4 sembra un prodotto davvero ben fatto, si sta comportando molto bene, quindi al momento mi sento di suggerirvelo, però ripeto, aspettate le informazioni complete e vediamo se passa tutti i test. Bene ragazzi, questi erano giusto un paio di accessori per Quest 3, ma in questo caso il caricabatterie può essere utilizzato anche per Quest 2 o altri visori che funzionino con batterie stile o mini stilo. Come al solito trovate i link in descrizione per l'acquisto di questi e altri accessori di Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, Aubica e lenti graduate VR Rock. Trovate anche i link Amazon per l'acquisto di Quest 2, Quest 3, Pico 4, PSVR 2, qualsiasi altro visore VR venga venduto su Amazon. Il link al canale Telegram per venire a chiacchierare direttamente con la marmaglia. Oppure un altro link Telegram, potete acquistare tutti i giochi della mia libreria Meta al 25% di sconto. Accanto ai link degli accessori in descrizione trovate anche dei coupon sconto, in modo tale che al momento del pagamento voi inserite quel coupon, che generalmente è sempre Advanced VR Fair, basta fare copia e incolla, e vi viene applicato lo sconto. Dipende il produttore, Cyber VR per esempio mi sembra che è il 15%, Kiwi Design mi sembra che è il 10%, quindi varia in base al produttore. E utilizzando questi link voi non avete nessun sovrapprezzo, anzi, in questo caso, come vi dicevo, avete anche uno sconto utilizzando il coupon, tranne per quelli Amazon. Però non pagate nulla di più, ma in compenso non pagate di più, ma date una piccola mano al canale, perché da questi link che utilizzate prendo una piccola commissione. Inoltre, se volete supportare il canale, c'è il tasto super grazie sotto al video, e sapete benissimo che i supporter della settimana vengono ringraziati ogni lunedì nel video delle notizie settimanali. E che dire, questo è tutto da Ben. L'informazione a 360 gradi sulla realtà virtuale solo su Advanced VR Fair. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi, continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto marmaglia.